riconoscere le diversità, riconoscere le differenze, lingue diverse, religioni diverse, culture diverse. Questo è ciò che ci dice il fatto che nessuno pensa più di poter, la grande lezione che l'Europa per imparare a vivere, e poi se sarà abbastanza forte e intelligente può. Die Europa jetzt vor sich hat, ist zu versuchen nach einer ökonomischen Vereinigung auch eine kulturelle in questa partita forte della sua cultura, forte delle sue esperienze. Per 2000 anni ci siamo picchiati in Europa, ci siamo possiamo allargare lo sguardo a tutti gli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, all'Africa, al Medio Oriente, a tutti gli altri posti in cui. E quindi benvenuti, grazie di essere venuti per l'uno, mi raccomando, imparate. Benvenuti, siamo contenti. Questo è il. Per fare altri discorsi di saluti. No, magari poche parole vorrei dire anche io. Apprezziamo molto che sì, la guardiamo con gli occhi aperti e anche che possiamo visitare la scuola. E naturalmente la cosa magari più importante è di conoscere le vostre famiglie. Perfetto. Presidente, grazie. Fanno discutere noi o discutono in casa nostra, quindi abbiamo vissuto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, perché eravamo al confine tra essere al confine, essere al confronto costante con un'altra cultura è un'opportunità straordinaria. Belluno ha imparato, deve imparare, deve ancora imparare ad essere anche in questa stanza che è la sala del Consiglio Comunale dove si prendono da 150 anni le decisioni della città. Abbiamo questi due assediati nel libro quella volta, ma ci sono anche le volte, e per fortuna sono la maggior parte, in cui ci si può mettere d'accordo e anche dopo. Svincolati dentro, truffolati nella sala del 300, ci hanno sgridato. Qui almeno c'è un corpo. Adesso sono 32 consiglieri comunali, quindi ancora una metà. Vuol dire che sono più capace di prendere decisioni.